e riobbligammo la Madonna in questo modo, e così Maria Santissima benediceva sicuramente, ma questo io lo facevo con estrema delicatezza, estremo timore, non tanto timore di Dio, non tanto timore umano, ma timore di me stesso, perché quella è una cosa importante. Sono venuto a Reggio e ho detto: cosa devo fare? Se posso, tenerezza, se devo proprio fare qualcosa con timore, con libertà degli altri e con un suggerimento vicino al Signore e dal Signore. Così, ecco, allora non dico niente, voi pensate che, almeno quel che dico lo pensate già. Io voglio salutare i più piccoli con tenerezza, più i grandini, tutti quelli che sono nella parrocchia, con timore anche, e mi porto dietro questo aspetto che ho maturato qui, perché la delicatezza dell'anima è nell'anima, no? Non si sente di parlare, e allora dirò tre o quattro cose brevissimamente, no? La prima è così una gioia, ecco, per quello che avete fatto in questi giorni, tante persone che si sono date da fare, tanti voi che siete qui, continuate così a lavorare insieme, non fare differenze di persone, come ha detto nell'omelia, accogliere tutti, e ringrazio il Signore perché mi avete dato l'esempio in questi giorni di questo spirito evangelico, che poi è anche francescano, di accoglienza, di collaborazione, tutti insieme, senza distinzione, grandi, piccoli, scout, no, tutti insieme, ecco, perché siamo un popolo in cammino, siamo una chiesa in cammino. Quindi vi ringrazio per questo, dell'esempio che mi avete dato in questi giorni, ma in tutti questi anni, ringrazio il Signore se noi frati ultimi, questi 13 anni abbiamo fatto un po' di bene, ringraziamo il Signore e ringraziamo voi che ci avete dato la possibilità di farlo. Poi volevo anch'io, come ha detto Celestino, chiedere perdono al Signore, chiedere perdono anche a voi se non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, se abbiamo mancato qualche volta di pazienza, di attenzione, di pigrizia, quello che può essere stato. E ci perdonate? Sì. Ringrazio tutti, il coro, i cantori, i suonatori,
e ministranti talmente piccoli che sono dei prediletti e tutti, tutti i ragazzi, i vari gruppi, gli scout, i catechisti, gli animatori dei campi che abbiamo fatto anche loro adesso a fine di agosto. Non voglio dimenticare nessuno, tutti vi porto nel cuore e vi presenterò ogni giorno al Signore nella Santa Messa. Grazie.